Ipermappe 2 è un software dedicato alla creazione e alla gestione di mappe multimediali, multilivello e ipertestuali. Uno strumento potente, completo e facile da usare, utilissimo per lo studio individuale e per la didattica in classe. Con Ipermappe 2 l'alunno può creare in maniera semplice e veloce mappe, schemi e tabelle direttamente mentre studia, partendo da libri digitali o da internet. Ecco un esempio con un file PDF. Dopo aver importato il testo nell'ambiente di studio PDF, si individuano i concetti chiave e li si evidenzia. Con un semplice clic si esportano in una nuova mappa i concetti selezionati, che andranno a costituire i nodi della mappa. Tramite la finestra del nodo è possibile creare mappe multimediali e ipertestuali, arricchendo i nodi con immagini, approfondimenti e allegati. Inoltre è possibile creare i collegamenti tra i singoli nodi e vedere in anteprima come apparirà il nodo all'interno della consultazione e della mappa. Tutto in modo estremamente semplice e intuitivo. Per le sue potenzialità, Ipermappe 2 è un ottimo strumento compensativo per la dislessia e le difficoltà di apprendimento ed è perfettamente integrato con il lettore vocale Alpha Reader. All'interno del software sono già presenti più di 200 mappe modificabili che schematizzano argomenti di geografia, grammatica, scienze e storia. Ipermappe 2 è perfetto inoltre per la didattica in classe, permettendo di costruire con semplicità lezioni multimediali fruibili attraverso la lavagna interattiva. Tramite la funzione cattura è possibile integrare il contenuto dei nodi con testi e immagini provenienti da internet o da altri documenti digitali. La modalità consultazione permette di leggere l'intero contenuto multimediale del singolo nodo concettuale e di ingrandire a piacere le immagini presenti. Ipermappe 2 è uno strumento multimediale per lo studio individuale e la didattica in classe. In Ipermappe 2 la navigazione della mappa è ancora più facile e intuitiva. Grazie alla modalità consultazione è possibile leggere il contenuto dei nodi e ingrandire le immagini. Inoltre, tramite l'editor mappe e la nuova finestra indipendente del nodo, la costruzione delle mappe diventa veloce e immediata.